uscì dalla finestra. Il nostro cammino ci aveva portati a vivere nel caos cittadino, ma tutto questo ci stava spegnendo e abbiamo detto basta. Abbiamo scelto di ripartire da qui. Siamo Fabrizio e Agnese e vi raccontiamo la nostra vita tra le montagne. Questo è il paesaggio dopo 3 giorni di neve. Si è sempre tutto bloccato. 3 giorni di neve, quasi consecutivi. La montagna è bellissima, la neve è bellissima, ma spalarla è un qualcosa. L'ormone ti viene fuori, l'ormone. Thank you.
Oh, caro mio tato bello. Oh, caro mio. Sei contento? Sento sì. Tu. Era da un po' che non cantava più così, sì. Che non ci riusciva più. Oh, è tutto malaticcio. Mio papà mi tira via tutto, mio papà. Sei bello, amore. Oh, mamma, com'è bello mio tato. Ciao, mio tato. Ciao, tutto stai qui in casa, caldo tu? Hai fame? Puccioso. Sei un puccioso. Sei un puccioso. Oh mio, oh sbadiglione. Occhio che accendo la luce, chiudi gli occhi. Buongiorno. Se non mi senti vado di là a dare acqua con la pompa, va bene? Adesso sono le 7:30. Spengo, Ti alzi adesso? Vuoi che ti apro la finestra che c'è meno luce? 3 minuti. Allora quando torni mi alzo. Va bene, ti chiamo dopo. Ciao amore. Ti spengo un altro po'. Oggi piove. Solo pioggia. Vieni già, vuoi venire? Vuoi venire? Mi fai compagnia? Te senti l'odore della carne ai ferri, vero? Micetta. Ok, anche questa mattina diamo acqua all'impianto. Pioggia sta cominciando a liberare la strada. Andiamo un po' dietro. Sì. Strada quasi libera. Non rimane che spalare questa neve qua per raggiungere le macchine. Ed è un bel po' di neve, guarda qua, questo è il piano. Il nocciolo è riuscito a liberare i suoi rami dalla neve, è tornato bello libero, bello alto.
gli alberi di noce sono in ordine, abbiamo perso rami, non si sono spezzati perché erano pieni di neve, hanno tenuto botta. Anche il terzo, vediamo, sì. Anche il terzo noce ha tenuto botta. Bene. Bene, andiamo dentro perché piove abbastanza copiosamente. Ok, possiamo chiudere la pompa. Vieni Micia, vieni, ti andiamo. Ok, torniamo in casa. I pupazzi di neve sono un po' avviliti e beh, fatto il loro tempo. Poi recupereremo le sciarpe e i berretti. Andiamo in casa, Micetta. Aggiornamenti dalla montagna, sono 12 ore quasi che siamo senza energia elettrica, per fortuna siamo due ghost hunter e abbiamo i faretti. Siamo attrezzati e abituati, quindi aspettiamo solo che ci ridiano un pochino di elettricità. E noi proseguiamo con la nostra avventura. Serata a lume di candela. Sta diventando un'avventura tutto ciò. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Wow! Take it real soon.